Buongiorno, eccoci alla lezione 17 in cui parleremo del piano inclinato. Per piano inclinato in fisica si intende una superficie piana disposta in modo a formare un angolo che è compreso tra 0 e 90 gradi rispetto al piano orizzontale. Questa superficie piana ovviamente non è penetrabile dagli eventuali oggetti che appoggeremo sul piano inclinato, ma il piano inclinato lo si può caratterizzare pensandolo visto in sezione come un triangolo rettangolo, attraverso un suo cateto che è l'altezza, ovvero appunto davvero l'altezza che ha il piano inclinato, il punto massimo del piano inclinato rispetto al piano orizzontale, la lunghezza del piano inclinato che, attenzione, è l'ipotenusa, non un cateto, questa è la lunghezza del piano inclinato, l'ipotenusa, e si può caratterizzare anche pensando all'angolo che esso forma con il piano orizzontale. Il piano inclinato è forse uno degli argomenti più trasversali del corso di fisica perché, se pensate che per le prime volte è stato utilizzato nella costruzione delle piramidi, quando i geometri dell'antico Egitto avevano capito che era più semplice, era più economico per trasportare un oggetto da un punto ad un altro, messo ovviamente più in alto, era più semplice e più economico trasportare lungo un piano inclinato che issarlo da questo punto al punto più alto, ma è stato poi studiato e diciamo non solo come in analogia al moto di un pendolo, ma anche per capire come cadono gli oggetti, da Galileo Galilei, che ne ha fatto un suo punto di forza per analizzare il moto di caduta dei corpi, arrivando a formulare la famosa legge dei numeri dispari, secondo cui gli oggetti che cadono si muovono di moto accelerato e non di certo di moto uniforme come voleva la fisica aristotelica. Oggi il piano inclinato trova applicazioni in vari settori, in vari contesti, dai contesti ludici, dove ci sono magari dei percorsi ad ostacoli, dei percorsi per il motocross, per gli skateboard, con piani inclinati per diciamo, agevolare lo spostamento da un punto ad un altro più elevato di questi oggetti, o per anche spostare in maniera proprio classica da un punto più basso a un punto più alto in maniera più semplice e agevole gli oggetti caricandoli ad esempio da terra sopra un furgone. Se adesso vogliamo andare a individuare lo schema delle forze che agiscono su un corpo che si trova su un piano inclinato, bene, pensiamo che ovviamente il corpo è soggetto sicuramente alla forza peso. Quindi abbiamo un oggetto su un piano inclinato. Sicuramente su di esso agisce la forza peso, ma questa definizione, questo diciamo, schema non basta, non è sufficiente perché le forze in gioco si possono anche vedere in un altro modo e non è solo la forza peso a entrare in scena. Perché adesso consideriamo il caso di un piano inclinato tra cui, in cui l'oggetto e la superficie non abbiano attrito. Allora, su questo oggetto, che è questo qui, evidenziato in rosa, agisce sicuramente la forza peso, ma agisce anche la forza vincolare, cioè la forza che la superficie del piano fa su l'oggetto stesso, perché abbiamo detto che esso non può penetrare, non può passare dentro al piano inclinato. Allora, se noi scomponiamo la forza peso nelle sue due componenti cartesiane, che chiameremo forza perpendicolare e forza parallela, questi due sono due forze, due vettori che sommati dal punto di vista dei vettori danno la forza peso. Allora la forza perpendicolare, che è quella che appunto agisce perpendicolarmente al piano inclinato, va ad annullare la forza vincolare, che anche lei è appunto diretta verso normale, cioè di 90 gradi rispetto alla superficie del piano inclinato. Queste due forze si annullano e vedete che rimane la forza parallela ed ecco perché l'oggetto si muove. L'oggetto si muove perché c'è una forza non equilibrata che fa sì che l'oggetto scenda lungo il piano inclinato. Questa è la situazione del caso senza attrito tra oggetto e superficie del piano inclinato. Nel caso dell'attrito, potrebbe succedere che un oggetto che si trova sul piano inclinato ha un certo attrito con la superficie del piano inclinato stesso. Allora, vi ricordate che la forza di attrito si oppone al moto, quindi avrà una direzione che è uguale a quella della forza parallela, ma il verso opposto. E l'oggetto scenderà lungo il piano inclinato se la forza parallela, diremo, è maggiore o uguale della forza di attrito. Viceversa, ovviamente l'oggetto starà fermo, di certo non potrà salire.
E anche qui vedete che lo schema di forza in gioco sono queste quattro qui, perché la forza peso è stata sostituita con la forza parallela e con la forza perpendicolare. Poi c'è la reazione vincolare, che è questa blu, che annulla la forza perpendicolare, e c'è la forza di attrito che si oppone al moto dell'oggetto. Bene, quindi questo è lo schema che riassume. Vi ricordo ancora che la forza peso ha una relazione stretta con la forza perpendicolare e la forza parallela. Ma adesso noi vorremmo poter entrare in contatto col piano inclinato lavorando anche su degli esercizi legati ad esso, e quindi dobbiamo poter dire come è possibile trovare la forza parallela, ad esempio, la responsabile del moto. Bene, c'è una formula molto semplice, che la forza parallela è data dalla formula m per g per h fratto l, dove h è l'altezza del piano inclinato ed l è la lunghezza del piano inclinato, ovvero l'ipotenusa. Come si può subito notare, vedete che m per g è la forza peso e la frazione h fratto l è una frazione propria, quindi minore di 1, e quindi la forza parallela è sicuramente minore della forza peso. E questo è abbastanza ovvio se si pensa dal punto di vista matematico, ma dal punto di vista fisico ci fa proprio capire che se io voglio annullare questa forza parallela, mi basta una forza che è minore del peso dell'oggetto. Ed ecco qua poi quello che sfruttavano gli antichi egizi per costruire le piramidi. È più semplice trasportare da questo punto, cioè dalla base del piano inclinato fino alla sua sommità, un oggetto, piuttosto che issarlo da terra fino alla sua sommità. Pensando alla goniometria, la frazione h fratto l, che è dal cateto opposto all'angolo alfa fratto l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo, è per definizione il seno dell'angolo alfa. Quindi un altro modo per trovare la forza parallela è m per g per il seno di alfa. Chiaramente queste due formule verranno usate a seconda delle situazioni del problema che abbiamo, dei dati. Se nei dati abbiamo l'altezza e la lunghezza, useremo la prima formula, ovviamente sapendo la massa dell'oggetto. Se abbiamo l'angolo che il piano inclinato forma con l'orizzontale, useremo questa seconda formula. Vi dicevo prima che la forza peso si scompone in forza parallela e forza perpendicolare. E in effetti la forza perpendicolare abbiamo visto che essere uguale alla forza peso per il seno di alfa, e allora la forza parallela è uguale alla forza peso per il seno di alfa, e allora la forza perpendicolare è uguale alla forza peso per il coseno di alfa. Questo proprio perché le due forze sommate danno la forza peso, ma sommate si intende dal punto di vista dei vettori, cioè la forza peso al quadrato è uguale alla forza parallela al quadrato più la forza perpendicolare al quadrato. Questo ricorda ovviamente la scomposizione cartesiana del vettore. Vi invito ad andare a rivedere quella lezione qualora non ricordaste qualche dettaglio su questa parte. Chiaramente nulla cambia con la forza di attrito, dovremmo solo stare attenti a eseguire correttamente i calcoli, quindi andare a sommare, tra virgolette, nel senso di sottrarre dal punto di vista algebrico, la forza di attrito alla forza parallela. Bene, grazie per la vostra attenzione e alla prossima lezione.